Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maximi su YouTube. Se dici tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli con la Deluxo. Ragazzi, per fare questo glitch abbiamo bisogno di una Deluxo. Per quelli che vogliono sapere quanto paga la Deluxo, classica domanda del cazzo, allora ecco quanto vi paga la Deluxo. Anche se a me a fine video stranamente mi dà tipo 25.000 dollari in più, non ho capito perché, comunque sia, va bene così. Vi faccio vedere la data di oggi, perché altrimenti se no poi rompete la minchia. Questa è la data di oggi, ragazzi, e passiamo al glitch. Come dicevo, abbiamo bisogno di una Deluxo, di alcune LGRH8. Io in questo caso sto usando una Dominator, però usate le LGRH8, e un centro operativo mobile oppure una qualsiasi edificio in cui abbiamo l'officina, ragazzi, come nel mio caso potrebbe essere il CEO, però io lo faccio nel centro operativo mobile, quindi se volete fatelo col centro operativo mobile. Prendete la vostra LGRH8, nel mio caso la Dominator, ve lo ripeto perché sono tanto qui, siete proprio tutti de goccio, non capite. Io sto usando la Dominator perché non mandava di sta a comprare la LGRH8. Quindi la mettete fuori dal garage. Una volta messa fuori dal garage, vi dirigete in questo punto della mappa. Penso che oramai lo conoscete tutti, questo punto della mappa. È vicino all'aeroporto. E chiamate la vostra Deluxo, quella che volete duplicare, ragazzi. Quindi una volta chiamata la Deluxo, attendiamo che ci arrivi la Deluxo. Eccola qui, ragazzi. Allora, quando abbiamo la Deluxo in nostro possesso, dobbiamo entrare nel bug. Ma prima di tutto vi faccio vedere la targa di questa Deluxo, ragazzi, in maniera tale da non cascare in equivoci, stronzate, merdate varie, no? Quindi a questo punto, una volta che siamo qui, dobbiamo entrare in questo bug, ragazzi. Per entrare in questo bug è abbastanza semplice, basta attivare la modalità volo, alzare poco poco il muso dell'auto e dirigerci verso il bug. Una volta che saremo dentro il bug, l'unica cosa che dovremo fare è arrivare a destinazione. La nostra destinazione qual è, ragazzi? La nostra destinazione è la pista dell'aeroporto. In pratica dovremo andare a cadere dove sta il nostro nightclub, o comunque il nightclub. Non dovremmo necessariamente avere un nightclub per fare questo glitch. Non servirà avere un nightclub per fare questo glitch, ve lo ripeto più volte, così almeno non chiedete, evitate di fare domande sciocche o stronze, come cazzo vi pare a voi. Quindi andiamo a dirigerci direttamente verso la parte interessata. Allora, io questo glitch ieri ho scritto patchato, perché effettivamente nell'altro bug è patchato, ma il glitch funziona in sé, il glitch funziona ancora, ma bisognerà entrare in quest'altro bug dove sono entrato io, non come prima. Almeno a me, come prima, mi uccide sempre. In questo bug non mi uccide. Quindi a questo punto, ragazzi, dobbiamo non so sa che cazzo ho detto,
arrivare qui dove sto arrivando io, cioè dove inizia la X dell'aeroporto, dove sono le strade che si incrociano, ragazzi. E una volta che saremo qui, toglieremo la modalità volo e ci lasceremo cadere nel vuoto. Allora, è successo anche a me alcune volte, ragazzi, che mi spawna fuori sulla pista dell'aeroporto. Non chiedete a me, non so perché vi spawna fuori dalla pista dell'aeroporto. Non posso sapere tutti i cazzi del mondo. Posso solamente dirvi di riprovare più e più volte, anche cambiando sessione, perché può capitare che quando entrate nel bug morite. Io adesso sono in una sessione privata perché ho provato a farlo in pubblica e non mi riusciva. Quindi è inutile che mi fate domande, ragazzi. Non è che il bug l'ho creato io e conosco quanti peli al culo c'ha sto bug. No, non lo posso sapere. Il bug non l'ho creato io. Ma anche se l'avessi creato io, il gioco ha un certo grado di imprevedibilità e quindi non si può prevedere ogni cosa, scusate ragazzi. E quindi evitate di farmi domande del cazzo, perché sennò mi rendete nervoso e poi mi incazzo e non mi vado a incazzarmi. Quindi passiamo al glitch. Allora, a questo punto, ragazzi, come avete potuto vedere, la targa è cambiata, perché è cambiata, e andiamo a chiamare il nostro centro operativo mobile. Io qui, ragazzi, ho 2000 icone in mappa, non riesco a vedere il centro operativo mobile, quindi andrò a disattivare un po' di cazzo di icone, perché almeno riuscirò a vedere dove sta sto centro operativo mobile. Quindi, come ho già detto, ragazzi, può succedere che non vi fa cadere nel nightclub perché magari non siete nella posizione esatta, può succedere che vi uccida appena entrate dentro il bug, possono succedere tante cose, ragazzi. Quindi abituatevi al fatto che i glitch sono imprevedibili, che nessuno può prevedere il glitch. Abbiamo il glitch della base operativa, però non possiamo portarlo perché è abbastanza instabile, quindi per il momento continuo a portare questo, vi ho portato questo, e quindi accontentatevi, anzi lo potete pure fare da soli. Quindi a questo punto, come ho già detto, chiamate il centro operativo mobile, entrate nel centro operativo mobile. Una volta entrati nel centro operativo mobile, dovrete semplicemente uscire dal centro operativo mobile e l'auto sarà duplicata e salvata. Io qui vado a riporre l'auto nella mia arena, dove comunque ho incominciato a fare il glitch. Però non serve necessariamente l'arena, ragazzi, non serve necessariamente il CEO, ma vi basta semplicemente un garage e un centro operativo mobile per fare questo glitch. Quindi mi raccomando, guardatevelo fino alla fine, perché poi se non vi rispondo alle domande del cazzo che mi fate è perché probabilmente la risposta è già nel video. Quindi, come ho già detto, non mi rompete la fatela del cazzo con domande de merda, domande de merda. Oggi sto dislessico, per Dio, vedete che mi succede quando mi nervosisco, raga? Mi nervosisco e poi non ci capisco più un cazzo. Quindi sì, comunque sia, a parte gli scherzi, a parte le stronzate e tutte le parolacce che ho detto dentro a sto video, sicuramente qualcuno ci avrà da lamentarsi perché parlo poco pulito, però chi me conosce sa come so fatto e sa che quando mi piano l'attimi mia o sclero o dico un sacco di parolacce. L'unica cosa positiva, regà, è che non bestemmio, quindi va bene, insomma, si può fare. Comunque sia, torniamo alla nostra arena. Io in questo caso torno alla mia arena e vi faccio vedere che l'auto si è duplicata. Per chi non avesse l'arena o magari ha il CEO, nel CEO dovete avere un posto libero se volete salvare l'auto nel CEO. Entrate nel CEO, mettete l'auto nel posto libero, ovviamente, che dovrete avere nel CEO, andate nell'officina, cambiate una cazzata e poi uscite fuori. Però secondo me il metodo più rapido è quello del centro operativo mobile, poi vedete voi, insomma, a voi la scelta, se volete il centro operativo mobile, se volete il CEO, se volete l'arena, o fate voi, insomma, il glitch. E questo, ragazzi, è il clone, questa è l'auto clonata, che non ho capito perché inspiegabilmente mi dà di più rispetto all'originale, però
non è che mi cambia qualcosa a me, anche perché tanto io vendo un'auto ogni tanto. Quindi a questo punto, ragazzi, vi ho fatto vedere che il glitch è ancora funzionante, semplicemente entrando in un altro bug, perché dovete entrare in un altro bug, non in quello che c'era prima. Io in quello ci muoio. Il glitch si può fare anche con l'MK2, perché vedete che domandate, è solo che è inutile portare un video per l'MK2, un video per la Deluxe. Dovrei stare un pomeriggio a editare un video del cazzo, che tanto alla fine non condividete e manco apprezzate, perché c'è sta tanta gente e manco apprezza. Comunque sia, non me ne frega un cazzo, perché per me è lo stesso. Io li faccio per chi apprezza i video, non per chi non apprezza. Per chi non apprezza se ne può pure andare tranquillamente a fanculo, perché tanto de gente de merda che sta lì, critica, gli etere del cazzo, per me proprio me scivolano via. Quindi detto questo, rieccove la data, vedete i minuti che ci ho messo e tutto il resto. Non ho nient'altro da aggiungere, anche perché mi sono rotti i coglioni. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao belli!